Buonasera, io mi riaggancio a quanto detto all'inizio. Io ho curato come casa di produzione il ritratto di Achille Perilli. Io con i miei ragazzi, in particolare io ho curato l'intervista e poi lavoriamo in gruppo come casa di produzione. Abbiamo un'attività intensa di documentari d'arte, di architettura e di design, che per fortuna dalla nascita di Sky Arte hanno anche la possibilità di avere un palcoscenico. Mi riaggancio perché la cosa che mi sembra interessante, ecco, che pensavo, noi abbiamo attinto da un documentario appunto precedente che ci è stato generosamente dato per poter inserire in questo documentario e pensavo. Ecco, magari fra 20 anni il prossimo documentario su Achille Perilli avrà quel documentario, il nostro documentario, e allora è la costruzione di una memoria straordinaria, la memoria a fumetti di cui parlava Achille, no? Quella memoria che si compone. Il ruolo e il privilegio che noi abbiamo facendo questo lavoro è straordinario. Imparare facendo, ecco, io ma che ho un'origine, vengo ero un'inviata di telegiornali prima di fondare una mia casa di produzione, quindi non vengo dal mondo dell'arte, non venivo dal mondo dell'architettura e nemmeno dal mondo del design. Credo che non essere degli specialisti sia in assoluto un vantaggio perché ti avvicini con curiosità a un argomento, non lo conosci. Non hai un approccio troppo specialistico e nel momento in cui riesci ad assorbire, poi riesci a raccontarlo a un pubblico molto vasto. Certo, la sfida è riuscire ad accontentare sia un pubblico di non addetti ai lavori e non deludere un pubblico di addetti ai lavori. Questa è una sfida molto difficile. Io conoscevo Achille Perilli molto superficialmente. Il privilegio è stato quello di attraversare una lunga intervista che abbiamo trascorso un pomeriggio straordinario, una giornata straordinaria insieme e poi aver studiato il suo lavoro, aver passato questo materiale ai miei ragazzi che a loro volta hanno imparato a conoscere Achille Perilli e poi hanno sviluppato questo documentario. Quindi già c'è un passaggio di conoscenza che diventerà memoria e che si trasmetterà quindi ad altre generazioni che non conoscevano questo lavoro e che, ripeto, grazie a finalmente un canale che ha ripreso a fare un certo tipo di programmazione culturale, oggi ci permette di fare questo documentario, averne in preparazione tanti altri su artisti che altrimenti per le generazioni successive rischiano di essere sconosciuti se non per gli addetti ai lavori. Grazie anche al lavoro che stiamo facendo con Piero Mascitti, che in questo è stato un produttore molto attento e che ci sta affiancando proprio nella realizzazione di questi documentari. Mi fa piacere, ecco, avervi spiegato questa parte perché questo lavoro che facciamo, che non è sicuramente esaustivo, poi stimola e dà la possibilità di organizzare delle giornate come questa di incontri, dove poi si arriva a degli approfondimenti maggiori e a aumentare la conoscenza di quello che è l'artista. La parola a Pietro Mascitti, che è il produttore. Ricordo come appendice quello che dicevo all'inizio, che allora, negli anni 70, il produttore per eccellenza di filmati, diciamo, dedicati all'arte era Italo Zingaretti, che faceva i soldi, non voglio sapere come fa i soldi lei, che faceva i soldi però con i film di Bud Spencer. E allora mi incuriosiva questa strana cosa che lui, diciamo, dalla messe, diciamo, economico-finanziaria di questa produzione, diciamo, di basso profilo, poi volesse riscattarsi con questo investimento straordinario facendo questi filmati, perché allora credo che non ci fossero né sostegni economici pubblici né, diciamo, ecco. No.